ho dormito a Piazza Vittoria, che poi sono venuti i carabinieri, mi hanno mandato via, anche la capitaneria giù al porto, e ho dormito nel Cesare Ebraico. Io sono stato a pronto soccorso per la gamba ed erano l'una e mezzo che mi ha dato le dimissioni. Ho detto: dottoressa, gentilmente, mi posso rimanere sulla branda, sulla barella per dormire, che non so dove andare a dormire? Certo, ha detto, e mi ha fatto dormire. Fare una doccia, devi andare alla stazione, devi pagare un euro per fare una doccia. Vuoi andare in bagno, devi pagare un euro. Dove esiste? Io come ieri sera, avanti ieri, non ho mangiato. 2-3 giorni sotto il ponte, quello là di Bozzano, cioè l'estate della benzina per andare a San Paolo, quel ponte. 3 giorni così, sopra ai tufi? No, c'era niente, tufi stavo, 3 giorni. No, non so dove, non dormo proprio. Infatti, cioè, ho visto, quando era luce ho visto lo scuro e di nuovo luce esce. L'unica cosa mia buona, che non mi abbatto, cioè io vado avanti. L'ultima cosa, diciamo, trovare una compagna. In adesso, diciamo, chiamiamo l'avventura, come si chiamavano sempre, che capitano. L'unica speranza, non dico una casa, ma pure una stanza e un bagno, quello mi interessa. Il grande desiderio rimane sempre quello là, di stare in una casa e basta. Quando mi sono trovato per strada, i primi 3 giorni non ho dormito, sono stato anche malissimo perché non dormivo, perché in fin dei conti non ero abituato a dormire su una panchina o su un pavimento, e allora per 3 giorni ho vagato per la città come un fantasma. Poi a un certo punto crolli e ho trovato un angolino nella stazione centrale a Brindisi, che la cosa assurda è che quando ho cominciato io a dormire lì, dovevo anche lì sottostare a delle regole fatte giustamente dai clochard che stavano prima di te, che dicevano: lì non puoi dormire che c'è uno, lì non puoi dormire che c'è una, pensa te, è una cosa pazzesca. E quindi che trovai un giaciglio e riuscivo a dormire la notte, dormivo. Però voi calcolate che fino alle 2 di notte non ti mettevi, perché l'ultimo treno arriva alle 2 di notte, allora cercavi di non farti vedere dalla gente che saliva e scendeva da un treno. Poi capitavano certe notti, venivi svegliato dalla punta del piede di alcuni funzionari pubblici, autorità, chiamiamole, poliziotti, che ti svegliavano con i piedi, non ti svegliavano con le mani, diciamo con dei calci, dicendo qui non si può stare, uscite fuori alle 4 del mattino. Dove vuoi che va una persona con un bastone alle 4 del mattino, la panchina qui di fronte? Cioè dai, o su via. E è stata tragica, i primi tempi sono stati tragici, poi ti ci abitui. A un certo punto non hai più niente, né prospettive né obiettivi, perché ti arrendi. Quello che manca a Brindisi sono dei centri di accoglienza veramente attrezzati per un'accoglienza seria. Se devo dire, se la devo buttare sul personale, manca un buongiorno mattutino, un amore come stai, amore come ti senti, e ti do una mano con le medicine, queste piccole cose. Con la vita che sto facendo adesso, fra 10 anni io non mi vedo proprio. Ecco, lo dico chiaro e tondo, io penso che fra 10 anni, se continua così, non ci sarò più per me. Non è bello vivere così, non hai obiettivi. Però resisti fino a quando puoi. Sopravvivi, ecco, la parola giusta è sopravvivi.